Buongiorno, buongiorno a tutti, Ciao. bentornati alla nostra trasmissione Vita e Famiglia. Oggi di cosa parleremo? Ho qui con me segretario dell'associazione, ora che lavora in difesa della vita. Ciao. Parliamo di procreazione medicalmente assistita, della FIVET in particolare, e poi invece di altri metodi naturali di regolazione della fertilità, in particolare la nanotecnologia. E avremo il collegamento Una con la dottoressa. dottoressa italiana che è una dei pochi esperti nell'applicazione di questi metodi. L'idea di parlare della procreazione medicalmente assistita ci è stata data da un medico abortista che ci ha criticato perché ci facciamo tanto per svegliare le coscienze riguardo all'aborto, ma niente rispetto a queste tematiche del concepimento in provetta che sia dal punto di vista dei feti sacrificati sono anche superiori, vengono comunque pagate dai contribuenti ed hanno dei costi molto più elevati dell'aborto, hanno dei danni Ci a proveremo. livello in particolare per quanto riguarda le donne e creano diversi problemi di natura etica, tipo la crioconservazione degli embrioni, in particolare poi riguardo alla fecondazione eterologa, che andremo poi ad esaminare. Ecco, fateci sapere se l'audio è buono, se si sente bene, perché l'altra volta abbiamo dovuto chiudere la trasmissione e riaprirla, ecco. Per fare un po' di Sì. chiarezza potremmo spiegare queste sigle, in particolare FIVET Sì, e ICSI. FIVET è la fecondazione in vitro ed embryo transfer. La prima parte, FIV, fecondazione in vitro, e T, embryo transfer. Quindi il trasferimento dell'embrione nell'utero della donna. Quindi la fecondazione avviene nella provetta, La fecondazione avviene nella provetta, fecondazione in quindi vitro, al di fuori appunto. del corpo della Al donna, di e fuori poi del invece viene corpo e poi viene impiantato. impiantato. Per quanto riguarda l'ICSI, che è praticamente simile alla FIVET, ma Sì, solo in una particolarità di differenza. in questo caso lo spermatozoo viene iniettato dentro l'ovulo della donna, sempre all'esterno, in vitro, ma con un microago per facilitare poi la Fecondazione. fecondazione, ecco. Diciamo, giusto per spazzare ogni dubbio, siccome la Chiesa aveva sostenuto la legge 40 a suo tempo, la legge del 2004, che poneva dei vincoli nella pratica della fecondazione Sì. assistita, c'è l'idea che la Chiesa comunque approvi queste pratiche. In realtà non è così. Diciamo che la Chiesa è contraria non solo alla fecondazione artificiale, ma anche all'inseminazione artificiale, cioè a tutte le pratiche di fecondazione assistita. Ed è contraria perché la procreazione artificiale non procede da un atto personale cosciente, ma da un atto in cui le persone dei coniugi si donano nella totalità della loro persona e del loro essere. Se consideriamo un po' per punti, ispirandosi alla Donum Vitae dell'87, possiamo, in particolare per quanto riguarda la FIVET, articolare in diversi punti qual è la posizione della Chiesa in merito. La FIVET è contraria all'unità della famiglia perché la procreazione viene attuata al di fuori del corpo dei coniugi, mediante gesti di terze persone. Questo è il primo Sì, punto quindi si fondamentale. disgiunge l'atto sessuale alla procreazione. Quindi. Nella FIVET il figlio, più che concepito, viene ordinato e prodotto e come tale deve soddisfare le esigenze di chi l'ha ordinato. Quindi il figlio diviene un diritto, non un dono. Anzi, come È vedremo, se non viene come si vorrebbe, previsto è previsto anche. anche dei risarcimenti, anche molto onerosi, sempre pagati da noi, visto che la FIVET è entrata nei Nei LEA. LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, E quindi a carico del e quindi contribuente. anche quella eterologa, quindi vedremo poi cos'è l'eterologa. E quindi ecco, non curiamo in questo caso una malattia, ma un desiderio di avere figli a tutti i costi, ecco, quindi dopo ne parliamo Esattamente come meglio. l'aborto, anche quella è una Sì, medicina dei desideri, no? sì. Desideri che diventano diritti. Nella FIVET abbiamo uno spreco altissimo di vite umane, solo il 4-5% dei concepiti giungono alla nascita.
La Dignitas Persone aggiunge il numero di embrioni sacrificati è altissimo. Si parla di 100.000 all'anno. E per quanto riguarda poi invece in particolare l'eterologa, che ricordiamo era prevista il divieto dell'eterologa nella legge 40, ma è stato superato, e lo andremo a vedere poi nel dettaglio. Per quanto riguarda l'eterologa, è contrario alla dignità del matrimonio, perché attua un nuovo tipo di famiglia che non è più monogamica, una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essenziale del matrimonio che è la sua unità. È stato definito anche l'adulterio in provetta. È contrario alla dignità degli sposi perché vengono posti in maniera diseguale di fronte al figlio. Uno è genitore biologico, l'altro solo putativo. Ed è contrario alla dignità del figlio per vari motivi. Anzitutto perché lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale, perché possono verificarsi matrimoni incestuosi coi propri fratellastri, perché il figlio non è voluto per se stesso ma per le qualità che dovrebbe avere, perché la moltiplicazione delle figure genitoriali è suscettibile di influenzare negativamente il processo di maturazione personale del bambino. I matrimoni incestuosi perché i donatori devono essere anonimi, quindi sia di chi dà il seme o l'ovulo, non si saprà mai chi è il donatore. Ecco. Quindi si può avere il rischio appunto di contrarre matrimoni poi fra fratelli, esatto, consapevolmente. Poi un altro problema etico che è legato alla fecondazione in vitro è la crioconservazione degli embrioni, che era anche questa vietata dalla legge 40, ma vedremo anche questo paletto è stato poi superato. E per quanto riguarda la posizione della Chiesa, la Chiesa giudica gravemente immorale la crioconservazione, perché è incompatibile col rispetto dovuto agli embrioni, presuppone la loro, li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro integrità fisica, in quanto un'alta percentuale non sopravvive alla procedura di congelamento o di scongelamento. La maggior parte degli embrioni non utilizzati rimangono orfani. I loro genitori non li richiedono e talvolta se ne perdono le tracce. E quindi che fare di questi embrioni? Ecco, la Chiesa dà un'indicazione precisa che quando non sono più impiantabili, sono più conservati, di lasciarli al loro destino e quindi si spengano lentamente. Perché da una cosa malvagia, anche se nasce una cosa buona, quella cosa rimane sempre malvagia. Quindi, ecco, questa è quello che dice la Chiesa. Prima di vedere i costi per il contribuente della fede, che sono abbastanza interessanti, consideriamo un attimo il discorso della legge 40, perché, anzi, prima ancora della legge 40, la necessità effettivamente di una legge. Sì, perché in realtà già c'erano delle normative che fissavano dei paletti nell'applicazione della fecondazione. Sì, assistita. C'erano già delle circolari ministeriali che normavano la fecondazione assistita, quindi questo bombardamento che ci facevano, che c'era necessità di una legge per evitare il far west procreatico, era solo un bombardamento finalizzato a far cambiare la mentalità su questo argomento, e ci sono riusciti. E quindi c'erano delle norme che, ad esempio, nell'85 c'era una circolare ministeriale che vietava la fecondazione eterologa nei centri pubblici, dove quindi è autorizzata solo la fecondazione omologa. C'erano due ordinanze del 97, la cui efficacia è stata prorogata più volte con successive ordinanze. La prima vieta ogni forma di remunerazione nella cessione di gameti, embrioni e ovuli. La seconda vieta tutti gli esperimenti finalizzati alla clonazione umana o animale e fa obbligo ai centri pubblici e privati che praticano procreazione assistita di comunicarne al Ministero una serie di notizie e quindi far sapere quello che stavano facendo. Prima della legge 40, nel 2002, c'è stata una circolare che vietava l'esportazione di embrioni e gameti all'estero. E poi anche il codice deontologico dei medici, dell'ordine dei medici, vincolava gli appartenenti a tale ordine professionale all'osservanza di alcune norme, in particolare vietava al medico, nell'interesse del bene nascituro, di attuare forme di maternità surrogata
forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili, forme di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce, forme di fecondazione assistita dopo la morte del padre. Quindi erano tutte norme che già normavano questa procedura, e quindi non c'era bisogno di una legge che ci facesse pagare noi una cosa che non è che non cura. No, è solo una legge per soddisfare un desiderio di avere un figlio a tutti i costi, a costo poi, appunto, come vedremo, della morte di tantissimi embrioni e i danni alla salute delle donne molteplici. Se esaminiamo un attimo la legge 40, i contenuti della legge 40, vediamo quali erano questi paletti che sono stati messi. La legge 40 consentiva alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, quindi consentiva solo a queste coppie di accedere alla fecondazione in vitro. L'infertilità o la sterilità delle coppie devono essere certificate dal medico. La fecondazione assistita è preclusa ai singoli, alle coppie omosessuali e alle mamme nonne. Non viene precisata però l'età fertile, così come è vietata la fecondazione post mortem. Un attimo. Quindi questa prima norma che diceva che la fecondazione assistita era consentita solo all'interno delle coppie eterosessuali coniugate o conviventi, in realtà c'era già nelle norme che hai letto prima. Sì. E quindi non era così necessaria. No. E oltretutto sappiamo che nel 2014 questo divieto di fecondazione eterologa è stato rimosso, e per cui questo primo fondamentale paletto non c'è più attualmente. Sì. Passiamo al secondo paletto. Allora, analisi preimpianto. La legge non vieta esplicitamente. Allora, il secondo paletto era numero massimo di embrioni impiantabili 3. Nel 2009 è stato rimosso perché dichiarato incostituzionale. Quindi è da lì perché il numero di 3 aveva messo la legge 40? Perché tutti e tre embrioni dovevano avere la possibilità di svilupparsi, e venivano inseriti nell'utero della mamma, quindi senza dispersione dispersione di embrioni, cosa che invece c'era lo stesso, perché non tutti e tre ovviamente avevano la possibilità di svilupparsi, anzi, come vedremo, l'insuccesso è altissimo. Solo 15-16 coppie su 100 riescono ad avere poi il bambino in braccio, quindi tolto questo paletto è venuto fuori la necessità di mettere sotto zono questi bambini, crioconservarli, e adesso abbiamo migliaia di bambini crioconservati sotto zono, no? Il cui destino non è molto chiaro. Non si sa neanche quanti siano precisamente. In più c'era l'analisi in preimpianto, che per legge era vietata. Non tanto per legge, erano le linee guida. Sì, erano le applicazioni. Sì. Anche questo è stato rimosso. In seguito a vari ricorsi. Sì, perché hanno fatto dei ricorsi al TAR, delle coppie, e gli hanno dato questa possibilità. Quindi cosa succede? Se qualche embrione risulta fallato, si elimina. Quindi noi paghiamo due volte: paghiamo per far nascere i figli con la FIVET e paghiamo per eliminarli con l'aborto. E in più questa, la selezione embrionale dà adito a una selezione genetica, perché in pratica si vogliono eliminare qualsiasi embrione difettato che potrebbe essere poi malato, no? A parte il fatto che poi, se qualcuno sopravvive, c'è sempre l'aborto, quindi anche quello è una cosa inumana. Poi la legge 40 prevedeva l'impianto unico e contemporaneo, come dicevi, di tutti gli embrioni prodotti, erano 3, la cosa era sensata. Nel 2009 questo paletto è stato rimosso. Per cui, visto che viene ammessa
l'eccezione nel caso di diagnosi preimpianto positiva, abbiamo visto che è possibile, è stato ammesso di fare la diagnosi preimpianto, a quel punto si può provvedere a non... mi verrebbe la parola installare, ma non è quella, tutti gli embrioni che sono impiantati, tutti gli embrioni prodotti. Ecco, dal 2015 poi sono previste anche la doppia eterologa, quindi in pratica sempre pagata dal contribuente. Le persone che accedono a queste procedure pagano solo un ticket, e in pratica doppia eterologa perché si può utilizzare l'ovulo della... l'ovulo di una persona, donatore esterno e anche lo spermatozoo di un donatore esterno, quindi in pratica l'adulterio in provetta, diciamo, ecco. E non si capisce perché a quel punto non si può ricorrere all'adozione, visto che tanto non c'è né l'ovulo né nello sperma della coppia, tanto vale adottarlo, no? Però è la tentazione di farselo in casa e ripeto che i costi sono molto elevati, queste procedure che sono addirittura entrati nei LEA, come ripeto, nei livelli essenziali di assistenza. Quindi non è essenziale curare una malattia, ma è essenziale curare un desiderio, in questo caso, quello di avere un bimbo a tutti i costi, a costi elevati. Infatti, oltretutto c'è una certa disparità nel pagamento del ticket. Diciamo che il costo medio di una fecondazione in vitro è 12.300 euro, sono dati del 2015, e questo costo è variabile da regione a regione, passa da un minimo di 6.900 euro in Emilia Romagna e un massimo di 15.600 in Lombardia. Anche il costo del ticket è molto vario, in Lombardia è quasi tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per cui i coniugi pagano, insomma, la coppia paga circa 65 euro, tutto il resto lo pagano i contribuenti, e normalmente invece mediamente si spendono 500 euro e il resto è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa succede? Questo genera anche una sorta di turismo della FIVET, per cui quando la regione, ad esempio la regione Lombardia, effettua un intervento di FIVET di una coppia che proviene da un'altra regione, sarà poi la regione Lombardia che si rivarrà sulla regione di provenienza, e quindi di nuovo i contribuenti pagheranno il dovuto. E io pago. Abbiamo visto che a fronte di una percentuale di successo che è molto bassa della FIVET, perché siamo sull'80% dei casi di insuccesso, quindi un 20% di esiti positivi. È come io mi chiedo, no? Noi stiamo investendo su una procedura che non avrà esito nell'80% dei casi. È come se uno investe su un prodotto, una fabbrica investe su un prodotto che ha l'80% che per l'80% troverà insoddisfatti i clienti che l'acquistano. Quindi, cioè, come si fa a investire su una procedura così che ha poche possibilità e da pochissime speranze poi di avere un bambino, no? E i danni che sono invece gravissimi. Esaminiamo un po' gli aspetti. Una cosa carina sono anche gli errori, cioè i rischi che sono legati alla FIVET sono molteplici. Sono a carico della salute della donna, perché comunque è un bombardamento ormonale non indifferente quello a cui viene sottoposta, e quindi porta comunque delle conseguenze a livello fisico. Ma non solo, abbiamo poi anche i nascituri sono più fragili, lo vedremo poi, hanno un rischio molto più alto di contrarre tumori pediatrici. Ma poi ci sono dei casi curiosi, si sono verificati anche in Italia, di scambi di provette, che comportano poi dei risarcimenti sempre a carico del contribuente che sono abbastanza significativi. Sì. Ad esempio al Santo Pertini, di Roma, c'è stato uno scambio di provette e c'è stata una richiesta di risarcimento di 1 milione di euro. Anche a Padova, ad esempio, c'è stato uno scambio di provetta, una donna è stata fecondata per errore con il seme di una persona diversa, uno sconosciuto. La paziente ha chiesto in questo caso 500.000 euro di risarcimento danni. Cioè, e chi paga?
Consideriamo che poi in questi casi spesso si ricorre all'aborto. Ecco, quindi... Sì, infatti queste coppie hanno, sono, poi, hanno abortito. Quindi paghiamo la fecondazione, l'aborto e il risarcimento danni. Quindi, ecco ragazzi, stiamo attenti che poi non possiamo andare dal dentista che non ce lo passa la mutua, non possiamo curare i nostri figli, e c'è un'alta percentuale di italiani che non si curano perché non hanno possibilità economica. Tipo, penso abbiamo questa medicina dei desideri. Ecco, poi magari aspettiamo anche anni per una visita, per un controllo, per un'ecografia, per qualsiasi cosa che ci può salvare la vita, anche solo perché magari non abbiamo i soldi per farla da privati. No? E quindi, ecco, poi c'è i rischi, vediamo un po' i rischi, ecco, anche per la donna, perché l'iperstimolazione ovarica è molto rischiosa per la donna. Perché anche lì può causare tumori, ingrassamento, cioè disturbi anche ormonali, e quindi depressione, perché poi il successo nell'80% dei casi poi crea depressione nella donna, quindi ecco, è molto rischioso, no? Certo. E consideriamo anche, ci sono autorevoli studi che sono stati condotti in diversi anni, che per quanto riguarda invece il rischio dei nascituri, stabiliscono un rischio del 33% nei bambini che nascono con la FIVET di sviluppare un tumore pediatrico, con dei picchi molto alti in caso di particolari tumori. I tumori ematologici sono del 59%, quelli del sistema nervoso 88%. Quindi, diciamo, sono tutte cose di cui bisognerebbe tener conto, dovrebbero essere comunque indicate nel consenso informato, cosa che invece normalmente non è così, non vengono indicate queste cose, anche perché se venissero indicate con chiarezza, anche ad esempio del rischio di gravidanze extrauterine per le donne che si sottopongono a fecondazione eterologa, in più problemi tumorali che potrebbero avere, se venissero informate di questi effetti collaterali, adotterebbero un bambino, ovviamente. Magari ecco, cercherebbero quindi altri metodi, perché poi noi nella seconda parte, adesso a breve, chiameremo la dottoressa Serena Del Zoppo, che è un'esperta di naprotecnologia, ci potrà parlare anche di metodi alternativi che sono rispettosi di quella che è la coppia, e quindi, essendo metodi naturali, oltretutto intervengono nel curare i problemi legati alla fecondità, mentre invece la procreazione medicalmente assistita non cura nulla. Non cura nulla. Consideriamo che le persone che sono totalmente sterili, le coppie, sono stimate in un 10%, per cui tutte le altre, il 90%, potrebbero benissimo ricorrere ad altri metodi alternativi. Solo che non sono conosciuti. Non sono conosciuti, non vengono fatti conoscere, anche come nel consenso non viene fatto sapere i rischi di queste procedure e l'insuccesso che può avere, perché? Perché se no le coppie non attingerebbero a questa procedura, e dietro questa procedura, come dietro l'aborto, perché anche nell'aborto non vengono fatti sapere i danni che può causare alla mamma, e quindi perché? Perché se no verrebbe meno questo business che c'è procreatico, che c'è dietro, no? Come il business che c'è dietro l'aborto. E quindi è molto, molto diabolico questo aspetto. Consideriamo che qualcuno si ricorda il Fertility Day del 2015 del ministro Lorenzin, che, per il quale poi è stato attaccata pesantemente per questa iniziativa, era stato steso un piano nazionale per la fertilità, dove si diceva espressamente, era il Ministero della Salute, le pazienti devono sapere che la procreazione medicalmente assistita non è la panacea di tutti i problemi di sterilità, e poco può fare nei confronti dei danni strutturali conseguenti all'invecchiamento ovocitario, dove si parlava dell'alto tasso di insuccesso di questa pratica, e quindi, diciamo, è stata una lodevole iniziativa, purtroppo è stata attaccata da tutte le parti, e quindi è rimasta lettera morta. Però è significativo citarla, perché corrisponde al vero, effettivamente. Un altro paletto che hanno tolto dalla legge 40, che diceva che una volta che veniva fecondato l'ovulo, la coppia non poteva più tornare indietro.
e scegliere di non avere più impiantato questo ovulo fecondato. Questa cosa qua è stata anche questa torta, quindi questo paletto è molto grave, perché così uno può scegliere poi, decidere se impiantarli o meno anche una volta che sono stati fecondati, e questo porterebbe poi all'eliminazione di questi embrioni fecondati, ecco, di questi futuri bambini. Nella legge 40 poi c'è già stanziato addirittura, dice già quanti soldi devono essere stanziati. Nel 2004 erano 6,8 milioni di euro per il 2004, e pensare che ancora non era in atto, cioè non era vietata l'eterologa. Questo perché? Perché ovuli, questa fecondazione artificiale, questa procedura è molto onerosa. E se andiamo a vedere il paradosso, che da una parte facciamo nascere dei bambini in vitro e dall'altra li uccidiamo con l'aborto. Quindi facciamo nascere anche con l'eterologa, quindi se addirittura col seme e l'ovulo di altri. A questo punto, perché non far, al posto di spendere milioni di euro per avere i bambini in vitro e milioni di euro per ucciderli, perché non far venire incontro queste due realtà con l'adozione? Tu non lo vuoi, porti avanti la gravidanza e lo dai a una coppia che lo desidera. Cioè, deve essere tutto finalizzato alla vita, a un inno alla vita, non a far guadagnare chi lucra su queste procedure, sia sull'aborto che sulla fecondazione artificiale. Pratica sulla vita. Sì, quindi è proprio le forze del male che agiscono qua, in questo caso. Ecco, vedo che la Barbara Giacovelli ci ha detto una cosa molto bella: la nostra sanità è un sistema infernale che elimina i deboli per soddisfare i desideri di potenti. È verissimo, perché qua soddisfano dei desideri e si fanno guadagnare le lobby, ecco. Quindi tutto a svantaggio della vita, ecco, e del futuro della nostra nazione, perché noi abbiamo bisogno di aumentare la natalità, non abbiamo bisogno di fare aborti o di tecniche che non portano a nulla, ecco. Direi, proviamo a sentire se disponibile al telefono. Sì, poi c'è Anna Russo che se ne è in contatto. Saluto tutti quelli che si stanno collegando con noi. Ecco, adesso proviamo a chiamare la dottoressa, sì. Vi leggo due cose, sì. Direi una piccola presentazione. La dottoressa Serena Dal Zoppo, laureata in medicina e chirurgia presso l'Università di Pavia nel 2006 e specializzata in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Milano nel 2013, è uno dei pochi medici italiani esperti nell'applicazione della naprotecnologia, nella regolazione naturale della fertilità. Ora noi le rivolgeremo qualche domanda per conoscerla un attimino, introdurci a questa pratica e quindi presentare un'alternativa a quella che è la procreazione medicalmente assistita. Saluto, sono Cezzi. Di cui abbiamo parlato finora. Ecco, chiedo magari di parlare ad alta voce, così sentono. Adesso la metto in collegamento. Ecco. Okay. Buongiorno. Mi sente? Sì, la sento. Perfetto, io le passerei, ho letto due righe di presentazione e passerei a leggerle la prima domanda. Sì, va bene. Grazie. Qual è l'idea alla base della naprotecnologia? Può essere considerata un'alternativa alla FIVET? Sì, allora l'idea alla base è questa, cioè lo scopo è quello di individuare tutte le possibili cause di infertilità, sia nel maschio che nella femmina, e trattarle. E lo scopo è quello di favorire però il concepimento spontaneo. Infatti la naprotecnologia in realtà sta per Natural Procreative Technology, cioè sostanzialmente è l'impiego di tutte quelle tecniche diagnostiche, terapeutiche, che hanno proprio lo scopo principale di ristabilire l'anatomia e la fisiologia nell'uomo e nella donna, favorendo, come dicevo, il concepimento spontaneo. Scusi se l'entro... Sì, quindi si può considerare curativa, a differenza della FIVET?
Certo, sì, perché sostanzialmente la FIVET bypassa, la protezione assistita in generale bypassa Certo. la funzionalità più barica, la capacità oculatoria, la produzione di un segnale adeguato e consiste nel concepimento in vitro sostanzialmente, mentre il nostro Certo. scopo è favorire il concepimento spontaneo, quindi nel corpo della donna. Quindi una volta che uno ha risolto questo problema potrebbe avere anche altri figli, non è come invece nella FIVET uno deve ricorrere a tante volte alla stessa pratica, una volta magari superato il problema può avere anche figli successivamente. Certo, lo scopo è curare l'infertilità. Sì. Bene. Quindi sarebbe molto utile che venisse conosciuta, caspita. Avevo letto che solo un 10% di coppie in Italia possono considerarsi totalmente sterili, per le altre potrebbe aprirsi questa strada. Certo, purtroppo la natotecnologia in Italia è ancora, diciamo, allo stadio embrionale. In altri paesi europei, come ad esempio la Polonia, prima stata è più diffusa, nasce in America, ovviamente è arrivata più tardi in Europa e l'Italia è un po' in fondo alla lista, diciamo, degli stati europei in cui si attua la nanotecnologia, ma è possibile applicarla Certo. anche in Italia. Avrà pesato l'ideologia su questa cosa o qualche interesse perché è davvero un peccato. Questo mi lega all'altra domanda: qual è la percentuale di successo? Perché abbiamo visto nella prima parte di questa trasmissione che la percentuale di successo della FIVET è molto bassa, a Certo, fronte allora di danni quando si parla. Certo, fisici che è a carico della donna. E anche problemi poi che possono verificarsi con una percentualità superiore per i nascituri. Ci interesserebbe conoscere a questo punto la percentuale di successo della nanotecnologia. allora guardi, quando si parla di percentuali io forse distinguerei due cose. Prima di tutto, neanche parlare di nanotecnologia all'inizio, ma solo di capacità osservazionale della donna. Cioè la sola capacità della donna di identificare attraverso l'osservazione dei biomarcatori di fertilità, come ad esempio il muco, la temperatura basale, ogni mese la sua fase fertile, può consentire anche alle coppie con problemi di infertilità un buon successo. Nel senso che, ad esempio, qui condotti sul Creighton Model, che è il metodo di osservazione di cui si basa la nanotecnologia, Sì. senza però approccio medico, sono attorno al 20-40%. Ed è stato condotto anche uno studio in Lombardia utilizzando il metodo sintotermico, si chiama Progetto Serenità, ha ottenuto un'efficacia analoga. In più, Caspita. ovviamente, se all'osservazione della donna sulla scheda aggiungiamo l'approccio diagnostico, poi terapeutico della nanotecnologia vera, quindi un approccio clinico, in letteratura si sono raggiunte le percentuali anche attorno al 50% in 2 anni di trattamento. Quindi sicuramente una percentuale molto elevata, più elevata rispetto ai siti di fecondazione in vitro. Sicuramente, sì. Ecco, guardi, devo dire questo in realtà, questi ovviamente sono numeri condotti, che si ottengono da studi condotti in letteratura, quindi su una popolazione molto eterogenea, per cui non me la sento di dire che ogni coppia che accede ad un percorso di nanotecnologia ha una probabilità di avere un bambino dopo 2 anni di trattamento del 50%. Ci saranno coppie più giovani, con minori, o comunque anche con patologie importanti ma facilmente trattabili che possono raggiungere percentuali più elevate. Coppie Certo. magari con una riserva ovarica più bassa, nelle quali comunque anche le percentuali di successo della contrazione assistita sono molto basse, perché voi sapete che dopo i 40 anni le probabilità di successo della fecondazione in vitro sono ovviamente sotto al 10%. Certo. Ecco, in queste coppie ovviamente magari anche applicando poi della nanotecnologia, le probabilità di concepire sono comunque sotto a quelle che si ottengono con la figura, però direi Certo. Bisogna essere competitive nei realisti. confronti della FIVET. Certo. Sì. È interessante questa cosa. Anche perché la legge 40 stessa dice che bisognerebbe, prima di ricorrere alla fecondazione artificiale, trovare alternative a questa procedura, alternative per curare l'infertilità, cosa che invece non viene tralasciata questa parte. Secondo me per interessi, per curare gli interessi delle lobby, no?
a mio avviso. Sì, la legge italiana, la legge 40, prevede proprio una stessa vita della cura, per cui in realtà direbbe anche nei testi di protezione attiva sarebbe comunque necessario un primo approccio per cercare di curare le cause. Purtroppo invece oggi gli esami diagnostici in un centro di protezione attiva, principalmente, non dico sempre, però principalmente lo scopo di indirizzare la tecnica. Sì. Cioè, chiedo questi esami, questo riflesso seminale, con questi parametri ti posso fare una testa di primo livello, quindi un'inseminazione, oppure ti mando già direttamente a FIDE o addirittura a ICSI, certo. Trattando raramente le discussioni. Certo, quindi non c'è questa informazione, per cui si viene subito avviati alla procreazione medicamente assistita e non a tentare anche altre pratiche meno invasive e che potrebbero risolvere il problema, curandolo, certo. Effettivamente. Certo. Certo. Ma una coppia che si volesse sottoporre alla naprotecnologia, quanto tempo è necessario per un ciclo? Ora, io parlo da profana perché non la conosco, quindi era per voler dare un'informazione a chi ci sta sentendo. Scusate, spero di aver sentito bene la domanda, perché è sì. No, dicevo, una coppia che decidesse di sottoporsi alla naprotecnologia, in quanto tempo, diciamo, dura un ciclo di cura che poi... Certo, sperando... allora, non si tratta tanto di ciclo di cura, cioè il concetto di ciclo è più legato alla prestazione in vitro, cioè okay. Un singolo ciclo è una prestazione in vitro, uno iperstimolare, l'ovaio, eccetera. In realtà... il ciclo spontaneo, ok? Sì. Magari a volte con un piccolo aiuto farmacologico, ma il ciclo spontaneo. Benissimo. Quindi il percorso della napro è un percorso, non è un ciclo, naturale. È una passata che si fa insieme con gli atleti, con l'insegnante del metodo Creighton, eccetera, e può durare anche anni. Cioè, sulla carta, come vi ho detto, la percentuale di successo è del 50%, ma a 2 anni di trattamento. Okay. Nel senso che la napro prima si prende un tipo di diagnostico, cioè i primi 2-3 mesi dal primo controllo sono solo mesi che servono sostanzialmente per imparare a osservarsi e fare gli esami. Benissimo. Poi si imposta la terapia e quindi è necessario poi lasciare anche il tempo alla terapia di funzionare. Certo, come voi certo. Sapete, una coppia che non ha problemi di fertilità, a questa coppia si dice circa un anno tranquillamente prima di fare qualsiasi esame, perché la fertilità così umana è ridotta. Semplicemente dire che sia necessario del tempo. Quindi direi il percorso dura circa un anno e mezzo, due. Benissimo. Poi, insomma, quanto si modula sulla coppia, però. Certo, che è rispettosa dei ritmi naturali, certo. Quindi una prima fase di analisi, controllo, poi una terapia nel rispetto di quelle che sono i cicli naturali, e quindi da questo punto di vista molto rispettosa. Della coppia, anzi porta a una conoscenza più profonda. Certo, perché va addirittura attraverso l'osservazione e il riconoscimento da parte della coppia dei suoi momenti fertili e sterili. Certo, è interessante questa cosa, quindi è un po' la tentazione di volere tutto subito e poi in realtà non si riesce ad avere questo risultato, perché abbiamo visto quanto la FIVET sia invasiva e la finalistica è abbastanza fallace a livello di esiti positivi, e mentre questo metodo naturale, quindi che non comporta danni a livello del fisico, ma anzi interviene per curare quello che è problemi a livello della fecondazione, può pur avendo appunto questa pazienza di seguire i propri cicli, e potrebbe dare una percentuale di successo che è sicuramente più alta, anche naturalmente tenuto conto che poi dell'età. È una cosa naturale, non è una cosa che crea danni come la fecondazione assistita, no? Col vantaggio che una volta che uno ha effettivamente riuscito a risolvere il problema legato alla sterilità, questo problema della fecondazione, poi lo ha anche successivamente senza necessità di ricorrere nuovamente al metodo, come invece nel caso della FIVET diventa necessario.
Poi un'altra cosa, ma è una domanda retorica, abbiamo detto, al pari della FIB, sì, dicevo, la naprotecnologia non è dispensata dal Servizio Sanitario Nazionale, perché la FIB è. No. Sì, purtroppo il Sistema Sanitario Nazionale non riconosce la voce naprotecnologia. Bisogna però dire in realtà che gli esami diagnostici che vengono prescritti possono poi essere scritti su ricettario del Sistema Sanitario Nazionale su indicazione specialistica dal curante, però il percorso della naprotecnologia purtroppo non è riconosciuto. Certo. E dove ci si può rivolgere in Italia volendo praticare questo metodo naturale? Certo, allora, come dicevo, in Italia non siamo tantissimi. Sì. Le figure professionali coinvolte nel percorso della napro sono di due tipi. C'è il medico, per esempio io il medico consulente, e sì. Poi ci sono le insegnanti, che vengono chiamate practitioner, che sono delle insegnanti qualificate che insegnano il metodo Creighton. Per cui semplicemente, cioè la via più semplice è proprio quella di andare sul sito, secondo me. Esiste un sito italiano. Sì. napro.it che okay. È un sito fatto bene, in cui c'è anche un form in cui la coppia può scrivere e chiedere informazioni, eccetera. Attraverso il sito la coppia viene poi contattata dalle insegnanti. Sul sito ci sono anche comunque tutti i contatti di tutti i medici consulenti in Italia, quindi direi che il primo passaggio può essere questo. C'è anche un altro sito, noi collaboriamo tantissimo anche con la Svizzera Italiana. Sì. Per cui in realtà c'è anche il sito www.naprotecnologia.ch, di cui sì. Sono anche tre altre informazioni, eccetera, un sito un po' meno interattivo, però anche lì ci sono tutti i contatti di tutti gli insegnanti e di tutti i medici consulenti. È interessante questa cosa, fondamentale, poi cercheremo di dare visibilità meglio di questi siti, proprio perché... Sì, perché noi abbiamo guardato su internet, abbiamo trovato... Sì, noi abbiamo sì, sul sito svizzero, credo. Mm-hmm. Che è questo forse, naprotecnologia.ch. Esatto, sì, infatti, sì. Questo. Sì, sì, sì. Oltre... È un sito, sì. Sito italiano più recente. Ah, ecco. Non c'è infatti. Da tantissimo. Certo, poi avevamo un librettino edito dalla casa editrice Mimè Pedocete. Delle suore della Mimè Pedocete, non so se lo conosci come dice. Che tra l'altro sono suore per lo più polacche, quindi mi diceva che è più in Polonia, diciamo Polonia è la sì, nazione... infatti è per questo. Infatti, d'Europa che... polacche. Certo, la Polonia è all'avanguardia, diciamo, dell'applicazione della naprotecnologia rispetto al resto d'Europa. Quando ci dicono di seguire più l'Europa, diciamo, in questo siamo un po' indietro. E poi sono molto attive, io sono andato a prendere questi, sono andato da loro a prendere questi libretti, molto, molto interessanti. Sono molto attive, ecco, sia contro l'aborto che per queste metodiche naturali, ecco. Ci sono anche delle analogie col metodo Billings, da quello che diceva. Sì, allora il metodo Creighton sul quale si basa la naprotecnologia è un metodo buco basato come il Billings. Esatto. C'è da dire però che la modalità di registrazione è un po' diversa, è un metodo standardizzato, diciamo, in cui ci sono dei codici per ogni tipologia di buco, eccetera. Va imparato da insegnanti non Billings, cioè le insegnanti Creighton sono qualificate per il Creighton, l'insegnante Billings insegna il Billings. Però diciamo la base di osservazione è la stessa. Ed è una cosa molto bella, perché poi la donna viene a conoscere molto meglio il proprio corpo, i propri ritmi, cosa che certo. Normalmente purtroppo non è. Dà una consapevolezza, una capacità proprio anche di cogliere la bellezza del proprio essere che non si può avere, non danno altre metodologie, diciamo. Lascia anche ma bagaglio... le donne spesso sono contente di questo, anche se se non riescono a tenere la gravidanza, comunque la capacità di poter riconoscere un fase del proprio ciclo e comunque anche il ristabilire la fisiologia, quello che non va, eccetera, comunque le fa sentire meglio. È vero. Anche se il bambino non arriva poi magari, però passa sempre attraverso la... benessere, no? Cioè non sì. Proprio quello di
cercare di ottenere la gravidanza attraverso il benessere della persona. Certo. Mentre le coppie che io ho sentito che hanno ricorso alla FIVET e non hanno avuto il bambino, sono rimaste devastate proprio, viste, perché soprattutto la donna, depressione, ingrassamento, perché poi alla fine ingrassano, perché sono bombe ormonali che vengono date per stimolazioni ovariche varie, e poi è un'illusione che più delle volte hanno e che non viene disattesa proprio. Poi la cosa grave, con tanti problemi dal punto di vista etico che ci porta dietro, l'appropriazione medicalmente assistita, la sorte degli embrioni, che in questo caso non si hanno, e quindi anche molto più serenamente uno può affrontare una cura di questo genere. Proprio. Dai, noi, io la ringrazio tanto della sua disponibilità. Figurati, anzi, grazie a voi che mi avete dato la possibilità anche di farci conoscere, insomma, di far sapere alle persone che esiste anche questa alternativa. Ma è giusto, perché dobbiamo rispettare la natura. Se andiamo contro la natura, la natura poi si ribella. Non è solo andare contro Dio qua, con la fine si va anche contro la natura. E la natura si ribella. Certo. Dai, la ringraziamo, dottoressa. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Ecco, ragazzi, io qua c'ho un articolo molto significativo, no? Fra 20 anni il sesso sarà obsoleto, i bambini verranno creati in vitro. Cioè, in effetti, poi con la proposta di legge che vorranno fare, perché c'è nel programma Salute dei 5 Stelle, di aprire la fecondazione in vitro a tutte le coppie, anche gay, anche non sterili, perché non bisogna discriminare nessuno, ma alla fine vogliono pagare i desideri di tutti con i nostri soldi. Potrebbe addirittura verificarsi che tra qualche anno anche le coppie che potrebbero avere figli normalmente, per non essere discriminate, dicono no, noi vogliamo in vitro, così noi vogliamo selezionare i bambini, vogliamo su misura, selezioniamo gli occhi, il naso, tutte le varie caratteristiche, al fine di avere un bambino su misura, quindi un Frankenstein. Vabbè. Comunque, sostituirsi è l'uomo che crede vuole sostituirsi a Dio dal concepimento, dalla fecondazione addirittura alla morte naturale con l'eutanasia, e quindi non dobbiamo accettare questo, e qui si va anche contro natura, io oggi finirei qua, perché è stata una puntata bella piena, abbiamo avuto questa dottoressa che ci ha dato l'opportunità di far conoscere questo metodo alternativo, che per quelli che sono in grado di seguirlo può essere un'alternativa, è sicuramente un'alternativa utile e valida a questa. Una cosa che volevo aggiungere, che è sfuggita, la FIVET dà adito anche a una cosa gravissima, anche alla selezione embrionale. In pratica, come tutti sanno, che dalla fecondazione artificiale una può avere gravidanze plurime, però cosa succede? Una dice no, ma io ne volevo solo uno, perché adesso me ne stanno crescendo in grembo 3 o 4, no? Allora cosa succede? Mentre nella legge 40 era proibita la riduzione embrionale, attualmente vi si ricorre. Qui a Milano, San Paolo è molto all'avanguardia su questo, sulla riduzione embrionale. In pratica, cosa succede? Con puntura intracardiaca ai bambini in sovrannumero, vengono uccisi i bambini che una non desidera. Cioè, una dice io ne volevo uno, gli altri me li fate fuori. Noi paghiamo anche quello. Quindi l'uccisione di bambini perché il desiderio era di averne uno, ad esempio, no? E quindi, oltre a pagare l'aborto, paghiamo anche queste bestialità. Ecco. Quindi, in più c'è anche, questo si assomma alla selezione embrionale, perché poi
e c'è anche la selezione, no? Dei bambini malati, si uccidono quelli malati lasciando quelli sani. A San Paolo invece è successo che hanno ucciso quello sano e poi hanno ucciso anche quello malato, si sono sbagliati. Quindi ecco, non dobbiamo accettare queste cose, perché noi dobbiamo essere responsabili dei nostri fratelli più piccoli e indifesi che una volta concepiti hanno diritto di nascere, come noi abbiamo il diritto di vivere. Il diritto alla vita non dipende dalla dimensione, dipende dall'essere vivo, dall'essere stato concepito. Quindi ragazzi, alla prossima, Dio vi benedica, ciao. Buona domenica.